cose del futurismo, poi chiediamo anche un parere al maestro, chiamiamo maestro Tesauro, Grazie. insomma, quante mostre ha fatto lei in giro per il mondo? Tantissime mostre, ho iniziato praticamente all'età, fin da piccolo, al posto del biberò masticavo tubetti di colore Davvero? praticamente. Poi ho fatto le scuole d'arte, liceo artistico a Salerno, poi sono andato a vivere a Firenze dove mi sono laureato all'Accademia delle Belle Arti in pittura, esattamente in arti visive, è la scienza e la facoltà. E poi un po' in giro per il mondo attraverso viaggi, Quindi è andato nei esperienze, luoghi di Gatto, nei gallerie. luoghi della grande Sì, certo, pittura. la pittura, l'arte salernitana, e poi mi sono Ha un po' visto gli Uffizi, allontanato. insomma, che ce Certo, quello l'ha lasciato. sì, Firenze Tutti li sono di vogliono vedere in casa. un'ora. Anche se devo dire, molti fiorentini non conoscono gli Uffizi, e questa è una cosa veramente grave, Ma anche molti veramente. salernitani Anche non come molti conoscono il salernitani, Duomo, certo. cioè, non è che tanto. Allora vediamo invece su quell'arte futurista, no? Hai visto i quadri? Sì, ho avuto sempre un grande amore per quella corrente, anche se l'ho studiata all'inizio della mia carriera artistica, poi mi sono completamente allontanato, anche perché era, come dire, stupido, credo, potersi rifare ai grandi geni come Marinetti, e Palla, e Boccioni, e quindi ho cercato una mia corrente Ecco, poi particolare. in Modigliani, in De Chirico, negli altri, quanto di futurismo c'è? Ma credo che nell'arte moderna c'è molto di futurismo, c'è tantissimo, anche in Morandi, se vogliamo, in tanti artisti che hanno studiato questa corrente, che poi hanno sviluppato con la loro tecnica, con la loro fantasia, un mondo completamente nuovo. Dopo il Anche, futurismo in Europa? ma devo dire, ultimamente non credo che ci sono grandi manifestazioni, grandi elogi, grandi correnti artistiche veramente importanti come l'impressionismo, l'espressionismo, che è una delle correnti che amo di più, anche perché mi identifico molto in questa corrente che è molto vicina al mio lavoro. L'espressionismo è appunto una corrente sorta agli inizi del secolo, a cui hanno partecipato artisti di diversa natura. Ad esempio citiamo i grandi come Edvard Munch, il pittore norvegese, il famoso grido di Munch. Rubato, poi ritrovato, per fortuna. Rubato, per fortuna poi Beh, ritrovato, appunto, dove c'è per praticamente fortuna, tutta insomma, il questa. furto in questo caso è servito a qualcosa, perché molti hanno conosciuto l'opera di Munch, insomma, poi Sì, è ecco, veramente adesso è il angosciante, furto. quella bocca aperta, Eh sì, è no? proprio un'arte angosciante, molto forte, molto sentita, anche se, perché Munch veniva da una regione appunto scandinava, no? Munch Dove. amava Igon Schiele, no? Questo Sì, quest'amore artista per l'espressione, sì, particolare. anche lui un altro genio Un che io genio, amo veramente molto, un genio. veramente, Egon Schiele, questo pittore austriaco che praticamente ha trasformato l'arte in Purtroppo poi qualcosa di. questa catena, insomma, tutti i Un suicidi, po' tutti morti, maledetti, morti sono tutti la maledetti. corrente degli artisti maledetti, Munch, Schiele, Kokoschka, tanti altri, insomma. E quindi mi identifico un po', appunto, Quali le dicevo prima. motivazioni, maestro, che la spingono a preferire questo canale espressivo in Perché particolare? la mia corrente, come dicono, la mia tecnica, come dicono i critici, i galleristi, si avvicina molto alla corrente espressionista, anche nell'uso del colore. Ora li Che, vediamo, intanto se la regia, se sono sì, pronti, insomma, perché non è quindi colpa della è una regia, pittura è violenta, la molto valutazione degli passionale. esperti che la colloca dentro quest'area e quindi, come dire, un giudizio a posteriori della sua naturale Sì, i disponibilità. critici dicono così, anche se devo dire la critica secondo me non esiste. La critica si sviluppa attraverso un lavoro personale. Ognuno di noi è critico di se stesso. Cioè io sono critico del mio lavoro e credo che la mia critica sia completamente diversa da una critica di un gallerista o da un Che si critico che raccorda fa, al personale percorso certo, artistico attraverso un esattamente, atteggiamento autovalutativo continuo. autobiografico continuo, certo. Allora, io direi, in attesa che sono pronte le foto, noi abbiamo il video dell'inaugurazione della mostra, c'è molto di Giffoni, no? Il paese che ha adottato un po'. Sì, No, cioè, perché abbiamo molto. visto l'ex sindaco, il sindaco Sì, attuale, abbiamo visto altri 2 anni personaggi. fa sono stato invitato dal direttore del festival, appunto, dall'amico Claudio Gobitosi, per celebrare il cinema attraverso la pittura. Siccome sono un cinefilo, ho sempre amato il cinema e in molti miei dipinti c'è questo richiamo sempre cinematografico, ho celebrato appunto un omaggio al cinema attraverso le immagini, i film che hanno suscitato il mio interesse e hanno accompagnato la mia infanzia. Quindi
potremmo citare tanti film, registi come Martin Scorsese, Wim Wenders. Ecco qua, noi vediamo il luogo della mostra, ma chi è che non conosce il catalogo di Lelio Schiavone? Insomma, diciamo, poi è un momento molto attivo per Salerno, bello, c'è la mostra di Avallone, c'è quella di Tesauro, ci sono tante iniziative. Stiamo vedendo alcuni quadri esposti. Alla galleria il catalogo, appunto il titolo Sette tele per sette giorni, perché sette giorni sono stati i momenti che io ho vissuto a Roma. No? Nessun riferimento a Dio, all'opera? No, c'è sempre un riferimento religioso, sacrale, se vogliamo, anche un riferimento appunto, come dicevo, al cinema, come potrebbe dire sette tele per sette giorni, come sette spose per sette fratelli, sette samurai, Biancaneve e i sette nani, quindi i Magnifici Sette, quindi, sette colli, se vogliamo sette i sette colli, quindi il titolo... si riposò, sarebbero sei le tele. Sette peccati capitali, infatti. Questa Roma, che non è una Roma come si può vedere benissimo. C'è una spinta di natura religiosa nella sua produzione. Sì. Molto, c'è molto di religioso, c'è molto sacrale, molto Dio, molto... c'è sempre questo tema che mi ha accompagnato, anche il tema biblico, no? Se vogliamo, è una fede che io manifesto anche attraverso anche la raffigurazione di personaggi, attraverso i santi, che poi parliamo molto, del tema molto figurativo. Molto inciso pure l'itinerario formativo della fanciullezza, dell'adolescenza. Sì, sono stato cresciuto praticamente, i miei avevano una grande forza religiosa e sono sempre stato educato alla religione. Da piccolo facevo il chierichetto